tirare le testate alla gente senza chiedere scusa, senza chiedere bon. Restate ignoranti, così imparano, restate vecchi saggi che vi insegnino a tirare le testate anche a chi non è abbonato. Tante le testate per un mondo più formato, perché certe volte non si può dialogare, certo solo un argomento di cui parlare. Nel futuro, nella parità dei sessi, testate in abbondanza dei bambini fessi, senza chiedere. Cosa è successo da noi? Un'aria respirabile ormai, e ogni tanto dico mai compagnia, stiamo bruciando e non è gelosia. E carissimi amici, ho il piacere di fare una chiacchierata con una delle band più interessanti del panorama musicale italiano. Loro sono gli Eugenio in Via di Gioia. Benvenuti ragazzi, intanto è un piacere avervi qui nella nostra Cuneo, tra l'altro. Iniziamo subito con una domanda così da rompere il ghiaccio, di quelle semplici semplici che vi fanno un po' tutti. Vi chiamate Eugenio in Via di Gioia. Io so che lui è Eugenio, ma in Via di Gioia chi sono? Io sono Emanuele Via. Okay. Alla tua destra Paolo Di Gioia. Io sono Paolo Di Gioia. Ok. E tu? E io sono Lorenzo Federici, il titolo del primo album. E infatti proprio lì volevo arrivare. Tu quest'anno compi 10 anni. Sì. Cioè il tuo album compie 10 anni. Sono un bambino, sono un pischello. È molto interessante questa cosa, eh. È anche un motivo utile secondo me per non fare mai sciogliere questa band, perché siete la classica che se si dovesse sciogliere come fate? Cioè avendo il nome tutto in comune diventa veramente difficile. Non si può, ma infatti non ci scioglieremo mai. È il modo per rimanere sempre uniti. Me ne sono pentito il giorno dopo, infatti ci ho pensato e sono condannato a vita. Capito, ma... non possiamo cambiare tastierista. Non potete. Cioè, a meno che non siano i suoi due fratelli, che comunque tra l'altro sono cerchiamo qualcuno, non so, cinese col cognome In. Sì, effettivamente manca ancora quello. Esatto. Effettivamente. Se arriverà In, raga, c'è un incredibile. Io lo vorrei. Sì. Parte adesso l'appello. In, dove sei? Dove sei? Ci In, manca. Se ci state guardando, se c'è un qualche In che ci guarda, c'è di sicuro. Quindi, se ci guardate, loro stanno cercando uno strumento. Ma anche una ragazza, tipo una domenica In. Mamma. Vabbè, ok. Siamo dopo... e io che mi ero anche preparato delle. Mi ero anche preparato delle domande serie, tra l'altro, però vabbè, abbiamo iniziato così, un po' in simpatia. Se Eugenio ci raggiunge di nuovo, tanto è come se fosse anche danno, è come se fossimo in diretta praticamente, quindi non cambia nulla. Sono cambiati le Eugenio e Via di Gioia in questi 10 anni? Perché ormai da quel primo album sono passati 10 anni. Sono passati tanti anni, ma noi siamo rimasti soliti, possiamo dirlo? Idioti. Soliti idioti, e questo comunque è bello perché Il metabolismo è cambiato, facciamo molta più fatica a dimagrire o comunque a rimanere anche in forma. Ingrassare. Ingrassare vai velocissimo, non è vero. Cioè. Per tutti gli ascoltatori, presto. Questa è un'esclusiva, uscirà il nostro programma di allenamento ufficiale Self Power, presentato da me e Lorenzo. E dico che funziona perché prima di cantare loro si allenano giocando a basket. Io non so quante altre band, quanti altri gruppi lo fanno. Loro lo fanno, li abbiamo anche ripresi, quindi abbiamo anche le prove. Mandiamo le diapositive adesso.
certo sono bravi. Ma io una domanda seria ve la voglio fare davvero, perché come detto la vostra carriera ormai ha più di 12 anni di storia, però non fate solo canzoni divertenti, canzoni allegre. Vi occupate anche di temi importanti, ad esempio un tema molto importante che so che vi è molto caro è il tema della natura, il tema dell'ambiente, il tema della sostenibilità. Proprio a questo proposito, tra l'altro anche in queste zone, in Piemonte, qualche tempo fa avete fatto un qualcosa di importante. Per chi non lo sapesse, ci terrei a farlo raccontare da voi, perché secondo me è una cosa interessante che va anche un po' oltre la musica. Ma stai parlando della scritta Ti amo ancora, no? No, del mondo degli alberi che avete fatto. Ah, la piantumazione. Allora sì. Sì, in realtà non era in Piemonte, è stata a Paneveggio. Ah, ok, in Trentino. E però è stata partecipata da tutta Italia, perché noi abbiamo lanciato questa piattaforma che si chiamava Lettera al Prossimo, e dove chiedevamo semplicemente a chiunque ci seguisse e volesse partecipare, anche magari non amava le nostre canzoni ma amava la natura, di fare questa cosa, partecipare alla nostra foresta. Noi mettevamo un euro al giorno da parte e avremmo raggiunto la foresta in 36 anni. Ma chiunque avesse deciso di rinunciare al proprio caffè o a 10 caffè, 20 caffè, 30 caffè, fino a un limite di infinito, poteva aiutarci a far scendere questo conto alla rovescia. Quindi invece che 36 anni, farci mettere 20 anni o 10 anni. Okay. Il tutto però è durato 10 giorni. In soli 10 giorni abbiamo raggiunto i soldi necessari per piantare la nostra foresta, che poi a quel punto è diventata collettiva. E quindi la Lettera al Prossimo, che era una canzone, è diventata un'azione e poi un videoclip e un... ha continuato una piattaforma nella quale poi le persone potevano chiedere e rispondere su qualsiasi tema legato al cambiamento climatico. Insomma, è una roba gigantesca, però sì, in pochi minuti non si può. E questo è il bello della musica, cioè come attraverso la musica si possano anche affrontare tematiche. Devi essere contento, devi autoconvincerti, io ho stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre a affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Oh, veramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Oh, vero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò altrove, un passo dalla città, sa dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Parla con tutti anche quando non vuoi, la solitudine è amato da cielo. Che io infatti un'ultima domanda vorrei farvela proprio su questo tema. Oggi è il giorno della festa della musica, siete qua apposta per quello, siete qua al Nuovo di Cuneo per questo festival che vuole celebrare questa giornata, ma purtroppo noi a volte diamo la musica un po' per scontata, invece non è così, perché ci sono parti del mondo dove cantanti come voi rischiano la loro libertà, se non addirittura la loro vita. Anche questa è una tematica che state portando avanti. E così, in conclusione, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma vorrei fare un accenno anche a questa cosa che secondo me è molto importante. Noi abbiamo deciso da tempo di dedicare la festa, la nostra festa della musica, a Tumaj Slay, che è un rapper iraniano che è condannato a morte semplicemente per aver cantato le sue canzoni. Allora, visto che noi abbiamo il privilegio di avere una voce, di poter cantare, andare per strada e scrivere le nostre canzoni per strada, ci siamo posti tante domande. Abbiamo detto: come possiamo usare la nostra voce in modo da in qualche modo far ascoltare la voce di chi questa voce non ce l'ha più, e anzi condannare anche chi questa voce la toglie. Abbiamo scritto una canzone, l'abbiamo cantata per le strade di Torino, tra qualche giorno uscirà e continueremo a cantarla nella speranza che si diffonda, si accenda una luce sulla storia di Tumaj Slay. Ma non basta, serve anche che questa luce ci porti a riflettere sulla censura del libero pensiero, della libera espressione, che sicuramente in Iran e in altre parti del mondo arriva in maniera massiccia e come una ghigliottina, ma in Italia, per quanto sia piccolo, sta già prendendo un trend che non ci piace. Quindi dobbiamo ribadircelo, continuare a dircelo uno per uno in piazza, urlando con la nostra voce: questa è una democrazia, vogliamo poter esprimere il nostro pensiero, e la musica deve essere questo, libertà assoluta attraverso l'arte.
non c'è niente di meglio che la musica, la massima forma di libertà, e meno male che ci sono ancora dei ragazzi come voi che attraverso la loro arte, attraverso la loro musica in questo caso, portano avanti questi messaggi. Grazie davvero, io avrei ancora 2000 domande da fare, poi mi guardano tutti malissimo e quindi vi devo salutare, è stato un vero piacere, complimenti per tutto, se non li conoscete andatevi ad ascoltare perché troverete delle chicche veramente molto molto interessanti. Io non vi conoscevo tantissimo, vi ho approfondito in questi giorni e devo dire che siete veramente veramente una bella sorpresa, quindi grazie. Complimenti. Ci vediamo stasera? Assolutamente sì, e beh, visto che siamo qua a Cuneo viene un grande artista, vengo dei grandi artisti, bisogna essere presenti. Grazie mille ragazzi. Grazie. Ciao. Si prende solo le persone attestate senza chi...